Perfetti, bentornati in un nuovo, nuovissimo video in cui spacchetteremo un bellissimo ordine creativo dal sito Sparkly Treasure Shop, che ormai vi ho fatto conoscere, che sto amando alla follia e non vedevo l'ora di farvi vedere cosa c'è all'interno di questo pacchetto. Quindi adesso lo apro e andiamo a scoprire tutto quanto insieme, quindi vediamo un pochino. Tra l'altro io amo proprio come impacchettano tutto in questa busta lilla con il loro logo, non lo so, mi dà, è più riconoscibile, sempre tanto tanto riconoscibile. Allora, all'interno c'è un altro pacchettino chiuso. Oh mio Dio, ma questa Blue Ribbon ha i cuoricini, oh mio Dio. Cioè, no, no, va bene, ok, la Pluriball con i cuoricini, rosa con i cuoricini, va bene, ok, io sono già innamorata, la Pluriball con i cuoricini, vi rendete conto che è una Pluriball con i cuoricini, ok? Oh mio Dio, quante cosine! Allora, ora le apro e ve le faccio vedere una alla volta, vediamo se Nina riesce ad aprire la busta, grazie Nina, la ringrazio tantissimo. Allora, aspettate. Allora, sulla bustina c'è questo bigliettino che non avevo visto. Ci sono delle carotine parlanti. Oh mio Dio, quanta coccolosità. Ciao Nino, ecco un po' di arcobaleno scintillante per le tue creazioni. Per ringraziarti del bellissimo video, grazie di cuore Giulia. Grazie a te Giulia. Ma, cioè, tipo, dove l'hai trovata la carta Blue Ribbon con i cuoricini? Oh mio Dio. Va bene, va bene, va bene. Allora, aspettate che vi trovo. Prima di tutto, eccolo qua, il bigliettino da visita. Se volete acquistare anche voi da questo sito, in cui trovate glitter, pagliette e ogni tipo di cose magiche per le vostre creazioni in resina, fimo e anche nail art, vi consiglio di andare a vedere su Etsy da Sparkly Treasure Shop, di cui vi lascio il link qui sotto nell'info box. Ha delle cose fantastiche, spediscono tipo in tempo zero, io non so come facciano, secondo me tipo chiudono le cose e lanciano il pacchetto e c'è il gufo che te lo porta a casa. Perché ti arriva tutto in un giorno ed è veramente fantastico. Quindi questo è il loro bigliettino da visita, anzi il suo bigliettino da visita. E ora vi faccio vedere tutto quanto. Allora, scaglie di drago barra sirena. Ok, voglio vedere le scaglie di sirena. Che per Umberto saranno scaglie di drago, per me sono scaglie di sirena, vediamo. Oh mio Dio, oh mio Dio, queste sono bellissime. Oddio quante sono belle, questo colore mi piace un sacco, mi piace da morire questo colore, bellissimo. Ok, queste assolutamente per fare le scaglie di sirena, quelle che io creo, e queste secondo me sono 50.000 volte migliori da utilizzare sulle sirene. Poi c'è anche questo colore qui, bellissimo iridescente, e questo, mio Dio che bel colore, è un colore bellissimo, guardate che bello. Fantastico, da qui possono uscire delle cose veramente veramente bellissime. Quindi ci sono le scaglie di drago e di sirena, che trovate proprio con questo nome da Sparkly Treasure Shop. Poi c'è l'Aquamarine Mix, aspettate che mi ero dimenticata di farvelo leggere, ecco qua, c'è l'Aquamarine Mix, che è questo mix, vedete, forse si vede anche abbastanza bene, di glitter piccolini, grandi e medi, e guardate che belli. Amo questo colore, è tra i miei preferiti del periodo, veramente. Quindi c'è questo qua, ve lo lascio per così, così si vedono. Poi c'è lo Splash, color Splash, bellissimo, guardate, di questo verde Ariel. Secondo me è il verde Ariel, io non so, cioè non ditemi niente, però io ormai ho ribattezzato i verdi come verdi Ariel, tutti quanti, veramente. Poi c'è le lucciole glow, quelle che si illuminano al buio, vediamo, guardate, oh mio Dio, che belle, cioè non avete idea di queste, le voglio troppo utilizzare nelle creazioni per dare delle piccole decorazioni che poi al buio ovviamente si vedono, e oh mio Dio che belle, oh mio Dio, sono troppo belle, guardate poi le dimensioni, mi piacciono da morire, queste anche quando fai magari un fondo d'abisso, un fondo di mare in cui mettere una sirena, poi ci metti questi dentro che tipo si illuminano al buio, no vabbè, ok, va bene, li amo troppo anche questi qua, e appunto li trovate come lucciole glow, lucciole, perché in effetti sembrano. Poi c'è questo qui, che sono i delfini olografici, holo da holographic in inglese, e tada, guardate, oh mio Dio, guardate quante luci, sono proprio dei delfini olografici, mio Dio, questi si può
può fare una creazione tipo, non lo so, in cui in lontananza si vedono sott'acqua i delfini, cioè non so se vi rendete conto della loro bellezza, sono, guardate quante luci, va bene, Nina impazzisce, tutta una volta insieme. Poi c'è questo qui che si chiama multiholo ed è la versione da 0,05 mm. Multiholo significa che è una polverina multiolografica e guardate quante luci fa, aspettate, guardate, perché all'interno c'è un po' di nero, vedo, un po' di verde, un po' di viola, sono tanti, ecco, forse da qui si vede meglio, sono tanti colori olografici insieme che, oh mio Dio, la sua bellezza è assurda, è troppo bello, oh mio Dio, va bene, la vostra Nina sta morendo. Poi c'è questo qui che è il Millar Pina Colada, oh mio Dio, io questo, cioè no, va bene, io non so, cioè non veramente, non so più come spiegarvi quanto sono emozionata, cioè ok, guardate, vi faccio vedere, sono delle micro scagliette, guardate, sono delle micro scagliette, micro, ma veramente micro, guardate, oh mio Dio, poi il colore, cioè questo colore, che cosa non è questo colore? Oh mio Dio, e si chiamano proprio Millar o Mylar, non so come si pronunciano, Pina Colada, che credo si pronunci Pina Colada in spagnolo, ed è troppo bello, mio Dio, questi nella resina, sul fimo, ovunque, cioè tipo io, non lo so, mi ritroverete, secondo me, queste devono stare girate, secondo me mi ritroverete molto presto, tipo immersa nei glitter, nelle pagliette olografiche di Sparkly Treasure Shop della dolcissima Giulia, secondo me mi troverete tipo che nuoto nei glitter, molto probabile. E poi c'è questo qua, che è il Enchanted Crystallarium Pigment Flakes, oh mio Dio! Guardate, oddio santo, guardate che belle, anche queste sono delle micro, davvero micro scagliette, guardate, oh mio Dio che cosa bella, no vabbè non vedo l'ora di usarle, vi giuro, io sono andata, cioè il mio cervello è andato con la creatività, in questo momento sto già pensando a tutto quello che voglio creare, va bene, tutto a posto Nina, non ti preoccupare, va tutto normale. E poi c'è tipo la cosa più bella del mondo, che ok, ora che ve la faccio vedere moriremo tutti insieme, siete pronti per morire tutti insieme? Ok, moriremo tra 3, 2, 1, tada! C'è tutto il set, vediamo se vi posso, ok, il pigmento Mermaid Spectrum, già il fatto che si chiama pigmento sirena dovrebbe farvi capire che io senza questo, cioè non potevo non prendere, no, non è assolutamente possibile la cosa, guardate quanto è bello, cioè okay, ora vi faccio vedere per bene perché altrimenti così non si capisce, sono dei pigmenti spectrum che significa che cambiano colore alla luce e oh mio Dio, guardate, ecco, guardate che così già si può vedere, guardate, oddio, aspettate, ora li apriamo e vediamo come, se riesco a farveli vedere, sì, da dietro già riesco a farveli vedere, ok, tra l'altro lo scotch che hanno usato per chiudere i pacchetti è, oh mio Dio, tutto olografico, allora, questo qua dovrebbe essere quello, ecco qua, guardate, ve lo metto contro luce, non so se è così, no, aspettate, io voglio provare a aprire le boccettine, vediamo, guardate, è bianco e poi alla luce, io in realtà devo ancora capire bene come funzionano, dovrebbe essere, non so se è ad ogni tipo di luce o alla luce naturale, dovrebbe diventare poi questo qua di questo colore, vedete, viola, oh mio Dio, che cosa bella, io vorrei provarlo, cioè tipo voglio provarlo come l'hanno provato loro, aspettate, perché sì, oddio, guardate, facciamo gli swatch, oh mio Dio, oh mio Dio, ok, l'effetto è questo, guardate, che sembra bianco, ma quando ci batte la luce sopra è fucsia, sì, fucsia, direi fucsia, guardate sul dito, oh mio Dio, ok, oh mio Dio, ok, poi aspettate che lo chiudo bene e proviamo anche tutti gli altri, facciamo lo swatch, manco fossi una youtuber di makeup, ma va bene. Aspettate che li giro al contrario perché li avevo messi il caposotto. Poi c'è questo qua che dovrebbe essere quello sul giallo forse. Oddio, aspettate che ora lo proviamo perché tanto sulla mano, cioè sulla pelle si vede subitissimo il colore. Quindi figuratevi sul fimo, mio Dio. Pronti? Questo mi sembra più olografico come colore, aspetta, cioè io non so, non so precisamente come farmi capire, ora lo proviamo anche questo,
Ecco, sì, appunto, anche questo qui. Diciamo che ne sto mettendo poco, però se questo qua va sul bianco fucsia, questo qua va più sul viola, ecco, quindi questo qua è assolutamente più viola. Non so se riesco a farvi vedere. Se mette a fuoco, ecco qua, è più viola rispetto all'altro che invece tende più sul rosa. Oh mio Dio, questo è per delle sirene, cioè non va bene. Giulia, ovvero Sparkly Treasure Shop, sappi che verrà la tua home di Instagram verrà invasa da sirene olografiche ancora una volta e poi arriviamo alla parte forte. Guardate il pigmento spectrum olografico Mermaid, celeste, azzurro, cioè questo è assolutamente da sirena, no? Aspettate, ora apro anche questo. Guardate. Oh mio Dio, guardate. Oh mio Dio, va bene, no, va bene. Prendo un pochino e lo vado a mettere qua. Guardate con la luce. Dai, zoom, agisci. Guardate la luce blu che fa. Oddio, non so se si riesce a vedere perché io sono molto molto bianca, quindi non so se su di me si vede chissà quanto, ma guardate. Oh mio Dio, cioè io dal vivo lo vedo e vi assicuro che è qualcosa di assurdo, vi giuro, è qualcosa di assurdo. Io, ecco, dal vivo io vedo benissimo quello che vedo adesso nella scatolina, non so perché dalla videocamera non si veda benissimo, ma è lui. Oh mio Dio, lo amo, vi giuro, ok, sono emozionatissima, sono bellissimi, sono tipo l'acquisto migliore del mondo, vi giuro, non so come, no, veramente, sono troppo, 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 troppo belli. Poi c'è questo qua, ecco, questo qua lo vedo più sul giallo, forse, sì, forse questo qua, io lo sbatto un pochino per evitare che voli tanta polverina e mi dimentico sempre di togliere questo fantastico scotch olografico, lo voglio anch'io. La vostra Lina sta impazzendo oggi, sì, questo qua è olografico giallo, guardate, no vabbè, questo qua pure si possono creare delle cose troppo belle, proviamo, oddio, guardate, proviamo, però qua ho finto lo spazio, proviamolo qua, oh mio Dio, ok, oh mio Dio, guardate, oh mio Dio, forse avrei dovuto provarli tutti quanti su questo lato del braccio perché è più liscio e è andata meglio là il tutto, ma io non sono una youtuber di make up molto ferrata, quindi non so dove si fanno i migliori swatch, però diciamo che oh mio Dio quanto è bello, sì, anche le mie vene, va bene, fa niente, ma quanto è bello, oh mio Dio, no Giulia, ti giuro, cioè Giulia, scusatemi, io la chiamo Giulia perché la ragazza di Sparkly Treasure Shop si chiama Giulia, chiama, oddio ho fatto danni, chiamatela Giulia anche voi, oddio madonna quanto è bello, guardate, visto che mi è andato sulla mano, io lo spalmo, cioè guardate le luci, oh mio Dio, sono diventata una sirena, aspettate, mi pulisco un attimo e torno. Ok, non sono più una sirena, ma ho lasciato qui il pigmento di prima, mentre gli altri li ho cancellati, ma... E questo invece mi sembra più anche sul rosa, anche questo, mio Dio, io amo il rosa. Giulia, il rosa è il mio colore preferito e insieme all'azzurro anche ultimamente. Oddio, sì, guardate, è assolutamente rosa, no, ok, proviamo anche questo insieme. Preso un pochino, guardate che bello. Pronti? Oh mio Dio, guardate, oh mio Dio, ti prego, metti a fuoco, telefono, metti a fuoco, ha messo a fuoco, sì, no, non lo so, metti a fuoco, eccolo qua, oh mio Dio, vi giuro, io sono innamorata, follemente innamorata di questi pigmenti, guardate, il bello è che non è solo la luce, guardate, io in questo momento che parlo con voi mi sto spostando in un punto in cui non ho luce e si vedono lo stesso, quindi sono veramente assurdi. Voglio riprovare anche qui sopra, aspettate che chiudo prima questo, voglio riprovare anche qui sopra quello azzurro perché prima ne ho preso poco e non si vedeva tantissimo bene. Ti? Eccolo qua, lo sapevo, oh mio Dio, guardate, oh mio Dio! È la cosa più bella del mondo, perdonatemi se vi sentite parlare come una pazza isterica, ma oh mio Dio, questo è assolutamente per delle sirene, assolutamentissimissimamente, oh mio Dio.
Ok, oh mio Dio, mi sono tipo andata a fare un giro fuori alla luce del sole e niente, si vedono, a parte che si vedono di più, sono 50.000 volte anche più belli, ma si vedono comunque sia all'ombra che alla luce del sole che alla luce artificiale e sono bellissimi, vi giuro, mi sono innamorata, sono la cosa più bella del mondo, quindi straconsigliati, stranina, creation approved e niente, tutto ciò che vedete in questo ordine è tipo la cosa più bella del mondo. So che questi tipo neanche me li toglierò dal braccio perché li voglio vedere. E tra l'altro niente, sono troppo emozionata, non vedo l'ora di continuare la mia collezione di sirene olografiche e utilizzare questi pigmenti per colorarle, perché poi avendo tutti i colori adesso sarà bellissimo poter realizzare le sirene più estive possibili. E vi giuro, io sono totalmente innamorata. Quindi ancora una volta vi consiglio, se volete rimanere a bocca aperta e stra felici come me, di acquistare da Sparkly Treasure Shop, perché vi giuro, a parte che non ha solo queste cose, ha milioni e milioni di altre cose, ma in generale tutto quello che ha è bellissimo, è creato con la magia. Secondo me queste cose sono create con la magia, va bene, io ne sono certa. È tutto troppo 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 bello. Quindi ancora un mega enorme grazie a Giulia per essere sempre così precisa, così veloce, così tutto, non lo so, perché comunque lei che ci offre la possibilità di avere questo bellissimo negozio. Poi vi ripeto, tutto vi arriva nel giro di un giorno, il che è la cosa più bella del mondo. Lei stessa spedisce velocissimamente, quindi io mi sento assolutamente di consigliarvi questo negozio, davvero tanto tanto tanto. Quindi per oggi è tutto, noi Tinetti ci vediamo nel prossimo video e vi farò scoprire tante enormi magie con tutti questi materiali, perché ho intenzione di recensirli uno ad uno. Ovviamente alcuni li recensiremo tutti insieme, mentre altri tipo questi pigmenti mermaids voglio assolutamente recensirli uno ad uno con voi. E spero che la cosa possa piacervi, perché a me emoziona da morire. Quindi detto questo, io vi mando un bacione gigantesco e un mega mega abbraccio alla dolcissima Giulia di Sparkly Treasure Shop, e noi ci vediamo nel prossimo video con le mie prove olografiche e con le mie sirene olografiche. Vi saluto così oggi, ciao!